Cassano? Presente. D'Ambrosio? De Bene? De Spigo? Finanziato e
ormai è entrata in funzione e adesso ricorderà il distrutto abbandonato. Allora, riprendo allora quando ci siamo occupati del rendiconto 2014, nel mio intervento avevo parlato di dati falsati. Veniva presentato in quella occasione dalla Giunta un avanzo di 6.536.000 euro. Ciò che discutemmo ampiamente in quell'occasione, facendo un dibattito con i consiglieri di opposizione, che si trattava di un dato assolutamente non corrispondente al vero. Infatti, una volta terminato il consiglio, la Giunta si riuniva e deliberava che la viaggiata il rendiconto deciso si ripeteva ovviamente al 31 dicembre 2014, al termine del consiglio la Giunta adottava, perché per legge è prevista una competenza della Giunta e non del Consiglio, la Giunta procedeva al riaccertamento cosiddetto tecnico dei residui. Da questo atto adottato dalla Giunta, il 4 maggio 2015, emergeva, quindi un attimo dopo quel avanzo formato da noi definito reale, surreale, significativo e mezzo, veniva fuori un disavanzo di oltre 6 milioni corretto con l'abbinamento alle nuove norme, ad una precisazione normativa, in un disavanzo di 3.555.000 euro. Qui, tra il momento dell'approvazione del rendiconto 2014 e il riaccertamento tecnico dei residui, scomparivano 10.091.000 euro. E quindi il dato aggiornato, dico corretto rispetto a quello adottato in giunta, successivamente adattato secondo l'interpretazione della normativa del patente intervenuta, era un disavanzo di 3.555.000 spalmato in un arco temporale di 30 anni. Oggi alla nostra attenzione c'è il bilancio di previsione 2015, bilancio triennale 2015-2014. Come già accennava anche, stava accennando il consigliere De Bellis, una delle caratteristiche principali del bilancio di previsione è quello che deve essere un bilancio in equilibrio, un bilancio in pareggio. Quello che è stato adottato e predisposto dall'ufficio, adottato dalla Giunta, che ha avuto il parere favorevole del responsabile della seconda area, che al momento è sotto Cavaliere, di cui ha avuto il parere positivo dell'organismo di previsione, è un bilancio formalmente presentato in pareggio. In proposito, sovviene la stessa domanda che emergeva dall'analisi del rendiconto 2014. Ma è veramente un bilancio che condizioni in pareggio? Quindi riesce nella sostanza a soddisfare il primo parametro, cioè quello di un bilancio in equilibrio? Io ne ho molti dubbi. Mi limiterò il bilancio un documento estremamente complesso e articolato, che ovviamente ha richiesto settimane e settimane di lavoro. Io, anche per non avviare chi ascolta, mi limiterò a osservare una sola cosa, anche certamente non i principi del bilancio. I principi fondamentali del bilancio, alcuni dei principi fondamentali del bilancio sono l'integrità, la completezza, l'universalità e la veridicità. Allora, la prima domanda è questa: nel bilancio che oggi è sottoposto all'approvazione del Consiglio, sono rispettati questi principi? Il bilancio presentato oggi rispetto a questi
principi enunciati, quali considerazioni consente di fare? Dicevo che ogni intero ha una sua istruzione. Già prima, per la modulazione dei sistemi contatti in vigore con il bilancio 2015, vigila, anche se non per il modo perentorio e obbligatorio, il principio contabile numero 3.65. Che cosa prevedeva questo principio contabile numero 3.65? L'identificazione e la valutazione di eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti. Principi, voglio evidenziare, richiamati dalla Corte dei Conti, sezione regionale per la Puglia, con una pronuncia recentissima del 23 giugno 2015, relativa al rendiconto 2013 del Comune di Padova. A questa si aggiunge una pronuncia più generale della sezione e autonomia nazionale dell'ottobre 2013, quando si parla di previsione di apposito fondo rischi per passività potenziale. Quindi è una cosa che già esisteva, anche se non prevista in modo cogente come avviene dal 2015. Da quest'anno, con l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili, l'armonizzazione dei sistemi contabili, il principio è codificato nell'allegato 4/2 al decreto legislativo numero 118/2011 e le varie, questo è il testo base, poi le varie modifiche che nel corso del tempo ci sono state. In particolare il punto 5.2, la lettera H, che cosa prevede questo principio? Contenziosi in cui l'ente ha significative possibilità di soccombere o sentenze non definitive. In attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di un'obbligazione passiva. Comunque, indipendentemente dall'esito finale, in attesa che si produca l'esito finale, non qui non siamo interessati per tutta una serie di vicende. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, sulla base di una ricostruzione del contenzioso esistente a carico dell'ente. Si provvede all'accantonamento del fondo rischi. Ecco perché la domanda ci ho tenuto, perché poteva anche essere che quella ricognizione che non era stata acquisita, non è stata trasmessa al momento della riunione della commissione, era successivamente intervenuta. Invece abbiamo verificato dalle notizie aggiornate fornitici dall'organo di direzione che la situazione è cristallizzata al 6 agosto, cioè l'organo di revisione non ha potuto disporre di una ricognizione analitica di tutto il contenzioso in cui è coinvolto l'ente. Quindi in questo bilancio non esiste. Non è stato previsto. Ecco un punto per me di mente. Il fondo rischi, guardate, serve a mettere in sicurezza i conti, per dire noi c'è tutta questa situazione del contenzioso, in cui non sempre possiamo vincere, indipendentemente da quanto quelle situazioni, quei procedimenti giudiziari andranno a completamento. L'ente si deve cooperare, si deve garantire, mettere in sicurezza i conti. Questo serve per garantire autenticità, veridicità, integrità e universalità del bilancio, altrimenti c'è un pezzo del bilancio, un pezzo che è fuori del bilancio e che sfugge del tutto all'organo di indirizzo, al Consiglio, ma anche alla Giunta, e quindi non è data pubblica evidenza. Il fondo rischi, come si costruisce il fondo rischi? Richiede una
dettagliata e analitica ricognizione del contenzioso in cui è coinvolto l'ente. Questo abbiamo visto che come documento allegato al bilancio non c'è come documento trasmesso all'organo di revisione, non esiste. Allora, la domanda che mi pongo è questa: in assenza di questo elemento fondamentale, non è tanto i 4.000 euro se stanno al primo o al secondo rigo, diciamo io penso che può capitare in una tabella, per carità, no, ma in assenza di questo quadro, come si fa a dire che il bilancio è in equilibrio? Se ci manca un pezzo fondamentale, poi io faccio soltanto alcuni esempi di quali sono alcuni dei contenziosi in cui l'ente ha plausibili possibilità di soccombere, plausibili possibilità di soccombenza. Quindi la domanda era questa: come si fa a dare un parere? Il responsabile dell'area di pro tempore esercita il ruolo di responsabile dell'area finanziaria, come si fa a dare un parere se manca questo pezzo fondamentale del bilancio? In mancanza del fondo rischi, come fa la Giunta, come ha fatto la Giunta ad adottare il bilancio? E oggi, dopo la Giunta, il risultato, quale valenza, quale validità ha il parere espresso dai regioni se manca questo pezzo fondamentale? Questa è la domanda, sono le domande che pongo alla vostra attenzione. Noi abbiamo di fronte un bilancio morto, un bilancio incompleto, non perché, per dire, non rappresentativo della realtà contabile finanziaria effettiva. Quindi da ciò io deduco che il bilancio formalmente in equilibrio presentato al Consiglio per l'approvazione è un bilancio assolutamente non attendibile, un bilancio non corrispondente alla reale situazione contabile dell'ente. Quindi ad un rendiconto con dati falsati, corretti un attimo dopo, adesso corrisponde un documento contabile, un bilancio di previsione non veritiero e quindi assurdo. Questi sono gli elementi che voglio porre alla attenzione, spiegare alla attenzione dei consiglieri. Il parere dell'organo di revisione. Io mi concentrerò su le ultime pagine, le conclusioni, da pagina 43 a pagina 45. Si tratta, a mio avviso, di un parere erosivo che non tiene conto di una serie di elementi fondati. Il fondo debiti fuori bilancio, quali debiti sono inclusi? Poi qua vediamo un altro in altre stazioni, non in questo, tutta la partita dei debiti fuori bilancio, delle regolarizzazioni. Ma torniamo al fondo rischi. Il fondo rischi è costituito da due elementi tra loro distinti. Il contenzioso in cui l'ente ha plausibili possibilità di soccombere e le sentenze non definitive. Per quanto riguarda, quindi dicevo, ecco perché è fondamentale l'analisi dettagliata e analitica di ogni singolo contenzioso, con una indicazione di quali sono, prevedibilmente ovviamente, nei limiti del possibile, le possibilità di effettiva soccombenza del comune o l'effettiva possibilità di far valere le ragioni dell'ente, e poi abbiamo le sentenze non definitive, e noi ne abbiamo particolarmente, no? Che conosciamo. Una sentenza dice non definitiva e non esecutiva, al momento la sentenza è non definitiva ma è esecutiva. Il 18 settembre c'è l'udienza in cui sarà valutata l'istanza del comune di bloccarne l'esecutività, ma la sentenza del proprio, voglio ricordare a voi stessi, è stata depositata il 9 marzo
5 mesi fa. La prima notifica c'è stata a marzo, per quanto mi sappia, 2015, o poche settimane dopo, ma il deposito in cancelleria, poi ce n'è stata un'altra successiva, un'altra notifica di auto legale a maggio, se non erro. Ci sono stati diversi mesi di tempo. Quindi c'era tutto il tempo necessario per quello che i previsori chiedono, cioè la nomina di un pericolo per accertare effettivamente quali sono le cifre esatte al di là di quelle che sono circolate più o meno informalmente, più o meno ufficiosamente. È chiaro che sta aspettando l'amministrazione, fa presente ai previsori, guardate che c'è questa sentenza. Prosimamente i valori in gioco sono questi, si parla di 20 miliardi, possono essere 18, possono essere 21, possono essere 16, 21, ma ciò che si chiede adesso la nome di un pericolo, ci sono stati 5 mesi di tempo, noi saremmo dovuti arrivare alla scadenza di oggi con quella definizione della cifra che viene fuori dalla sentenza, della cifra globale, già definita. Perché altrimenti qua si parla nella relazione delle conclusioni dell'organo di previsioni di nomine di un perito e quindi poi di accantonamenti da dilazionare nel corso di un decennio. Ma io voglio aggiungere un'altra cosa. Al momento in cui i relatori hanno legato, sì, al momento in cui la sorprendente della dichiarazione. Sì, salvo se c'è necessaria una precisazione, giusto così, altrimenti. Al momento in cui i revisori dei conti hanno stilato quella relazione, è scritto nella parte conclusiva che non esistono richieste. E loro l'hanno scritto, ovviamente non perché non si sono alzati, e hanno supposto questa ipotesi. Ma l'hanno fatto sulla base di quello che loro hanno ricevuto del 21 e del 28 luglio dal responsabile del contenzioso. Io voglio sottolineare la vostra attenzione un elemento. La seconda nota, quella del 28 luglio, entrambe queste dicono che al momento non ci sono richieste, perché hanno detto che la sentenza è esecutiva. Dopo 120 giorni dalla notifica, che la prima notifica è a marzo, potete raccontare 120 giorni sono aprile. Ma a metà luglio, 20 luglio, decorrevano 120 giorni, la seconda nota del responsabile contenzioso era del 28 luglio, protocollo 17.438. Se non che, pochi istanti dopo, sempre il 28 luglio, con protocollo 17.514, e il giorno successivo, 29 luglio, con protocollo 19.615, al comune sono stati notificati due atti di precetto per una somma complessiva pari a 2 milioni di euro. Per ci impegniamo sempre alla messa in servizio della sentenza sul loro precetto. In caso il consenso per la sentenza sul troppo, cioè il tempo è questo, chi ha dati sotto la propria amministrazione non può avere in tutti i corsi, se non sono dei corsi, almeno 120 giorni, 120 giorni, poi si fa l'atto di precetto, scattano i 10 giorni, dal 131esimo giorno, i soldi sono più tardi. Allora, c'è questo elemento che è un elemento. Io avevo chiesto se c'è un elemento di novità, adesso lo sottopongo io la vostra attenzione. Questo elemento di novità intervenuto in 28 luglio e 21 luglio, una richiesta per 2 milioni di euro. Già il bilancio, ho cercato di spiegare, secondo me non è difficile, ma questo non fa che aggiungere un altro tassello. Allora, poi non voglio sorvolare sull'origine della sentenza, la origine lontana, ma ripeto, c'è questo problema.
cui partiamo da un dato inconfutabile. 24 anni fa una sentenza definitiva ha riconosciuto il comune in modo definitivo con riconoscendo la responsabile civile del proprio. 24 anni. La sentenza penale, poi ci sono stati i vari e sono cominciati i vari processi civili con la prima sentenza nel 2003. Le prime proposte 2004-2005 di transazioni, il ricorso, l'annullamento, il trasferimento alla legge, se non ecco, diceva il consigliere per come ricordava quanto era lunga quell'interrogazione, perché mi sembrava utile ricostruire tutta la vicenda al finale, perché bisogna anche contestualizzarla e costruirla per in tempo. Poi una cosa che non ho capito, e qui una domanda, che c'entra la commissione tra fondo rischi e la luce per l'eredità del giacente dell'onorevole Segrati? Soltanto quella è una cifra che va sottratta dalla massa e l'obbligazione passiva del comune, volevo ricordare, non è il 45% o è il 45%, ma lì c'è la responsabilità solidale, vuol dire che intanto vengono a spiegare e poi tu ti rivolgi sugli altri, ma intanto sei tu che devi far fronte a questa cosa qua. Un'ultimissima cosa, cioè, ma non c'è soltanto, io voglio fare soltanto velocemente, telegraficamente alcuni delle quali sono le pendenze giudiziarie che sono in corso. Già ripeto, con l'interrogazione io ho posto in evidenza che c'è il procedimento per la restituzione del contributo regionale e della comunità europea per l'impianto acquedotto. Si tratta di un importo di 2.475.000. Siamo arrivati in fondo alla procedura dopo che per anni c'è stato silenzio, inerzia e omissione, sottolineato per tre volte, rispetto a un procedimento iniziato nel 2010-2011, quando si poteva interloquire con la regione. È andato in fondo, dopo che si è concluso l'acqua ha acquistato definitività, si è arrivati al decreto disgiuntivo. Non vale tanto, va a acquistare per spostare in avanti. Poi c'è la questione del centro di preservazione materiale. Si tratta di un impianto realizzato con 1.859.000 euro di fondi pubblici. Allora la domanda è quella, che ne facciamo? Che cosa intendiamo fare? Perché poi questo discorso bisogna riprenderlo, questo qui, la discarica, no? Tutte queste cose non sono cose che si possono soltanto aiutare in campagna elettorale, dobbiamo discutere che cosa si intende fare o che ricostruire. E poi una massa consistente di decreti giuntivi, atti di ignoramento, una cosa incredibile, un elenco infinito, ripeto, una questione non è soltanto il crollo, ma ce ne sono decine, decine e decine. Mi fermo, grazie. Grazie consigliere Rubino, prego consigliere Cesano. Dopo l'intervento dei consiglieri del Pes, del consigliere D'Ambrosio, del consigliere Rubino, mi pare che prenderà atto di questa situazione. Cioè, devo solo confermare, come ho detto prima, che noi siamo qua, per agosto, il bilancio approvato è un termine perentorio, domani scade. E qui tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi proponiamo, probabilmente entra da una lettera e fino all'altra possono entrare loro perché qualcuno non ci ascolta. L'obiettivo è quello di approvare il bilancio perché bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare a mantenere i piedi dell'amministrazione, ma a tutto punto facciamo, anche se è un bilancio che presenta una serie di lacune, di becche, di situazioni particolari, noi lo dobbiamo fare, come voi lo dovete approvare e ripeto, si possono trovare tutte le giustifiche di questo mondo, però sapevamo, si sapeva che il termine perentorio del 31 luglio non c'era, non ci sarebbe stata l'ennesima prova, non c'è sempre stata per i passaggi, magari siamo arrivati fino a ottobre, addirittura novembre, un anno, la
approvare il bilancio di previsione. Quindi rispetto a quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, è chiaro che uno può vedere e dire mezzo pieno, mezzo vuoto, o totalmente pieno, totalmente vuoto. Io credo di dire sia totalmente vuoto e senza una serie programmazione, senza una serie di interventi precisi, decisi, condivisi anche magari, perché sono temi che, ripeto, non riguardano l'amministrazione di una maggioranza o una minoranza, sono temi che riguardano la città, che riguardano tutti quanti noi, che ci vede coinvolti direttamente o indirettamente, un esempio su tutti è la questione del crollo a distanza di circa 30 anni, è una questione che va risolta. Non si può più parlare così in maniera generica, sintetica o a seconda delle situazioni dei momenti, ma va affrontata così come si è deciso di affrontare la conferenza di lavoro. Proprio qui c'è stato un rinvio per l'assenza del presidente Lamborghini, ma è una questione che va affrontata e va data una soluzione, perché una soluzione non voglio fare polemica. No, per cui ho detto perché si parla avuto quell'incontro e non è presente poi rinviato. È un problema che non è che possiamo continuare a rinviare all'infinito, dopo 30 anni prima o poi tutti arrivano a fette, e nel consiglio di ordine ci sono stati già dei precetti per 2 milioni di euro, io credo che se ne seguiranno degli altri, ne potrebbero seguire degli altri, quindi è una situazione che va risolta, non, probabilmente non per noi, ma va risolta anche per chi ci seguirà, e è una questione che prima o poi arriva a portare. Allora, questo è tutto il contenzioso che spesso volete. Ho detto prima, non si affrontano le priorità, non c'è una scaletta di priorità, ma poi si viva la giornata, oggi faccio questo, posso fare questo, lo faccio. Quest'altra cosa non la considero neppure, perché la questione del piano di finissaggio a me è molto caro. Su questa questione ho fatto una serie di interventi dell'altra amministrazione con Alessandro, addirittura ho trovato un'impresa che si impegnava a ripristinare tutta la rete, che sicuramente è un collaboratore, a ripristinare gli impianti che adesso credo non ci siano più, perché l'ultimo sopralluogo che feci 6-7 anni fa mancava più le porte, le finestre, i cancelli, agli impianti vicino alla discarica, quindi avevano preso dei cavi elettrici ai quattro, non c'era più niente, quindi diventerebbe difficile ripristinare quella struttura, cosa che andava fatta sicuramente. Si poteva fare sicuramente qualche anno fa e che oggi non ci avrebbe visto coinvolti, o meglio, drammatici su un danno di oltre 2 milioni di euro da restituire, ma avremmo avuto magari un impianto di finissaggio che avrebbe consentito in un momento di crisi nazionale, una profonda crisi dell'agricoltura, un momento in cui l'acqua diventa un bene primario, e non solo a livello italiano, ma a livello mondiale, la maggioranza da noi. Che spesso con il tizio delle siccità, quell'acqua avremmo potuto riutilizzare, l'obiettivo era quello di riutilizzare le acque depurate per irrigare i campi. Quindi anziché sversare in maniera inutile lungo la gradina, la gradina per arrivare fino a mare, utilizzare quell'acqua per irrigare i campi. Quindi ci sarebbe stato un doppio ritorno, un piccolo ritorno, in alto consumo di acqua. Comunque non avrebbe dovuto restituire 2 milioni di euro, gli agricoltori avrebbero potuto avere l'acqua a un prezzo magari più basso rispetto al consorzio politico, rispetto al costo che normalmente l'agricoltore sostiene per emulgere l'acqua dal territorio, dal sottosuolo, e quindi avremmo dato una opportunità anche allo stesso comune, perché la neve arriva giù a San Francesco, lo stesso ente potrebbe utilizzare quell'acqua per irrigare i giardini di proprietà comunale. Quindi in questa logica, in questa palude ci muoviamo oggi, è una situazione, diciamo, che io non uso termini altri, non mi viene un termine per poterlo definire questo bilancio, e ribadisco quello che è stato detto prima, cioè che mi sembra ormai una situazione, un atto dovuto, quindi i consiglieri stanno qua, in attesa di poter alzare la manina, di poter andare via tutti a casa. Fare i fatti propri e l'amministrazione va avanti un altro anno, ne riparliamo in un altro momento. L'ultima precisazione, volevo fare la proposta dell'intervento di prima, quando si è parlato
anche di opere pubbliche, eccetera. Diamoci delle priorità sulla questione per esempio di delle scuola, non è la forestale che dà questa, è una riserva per essere precisi, una riserva più genetica, il ministero direttamente a Roma che deve autorizzare. Di autorizzare l'allargamento della strada compatibilmente con la riserva più genetica che esiste e compatibilmente comunque con eventuali problemi di salute, di comunità pubblica, di protezione civile, perché sappiamo tutti che una strada stretta sotto stesso, ma se dovesse esserci un'emergenza rischiamo di fare la fine del tubo. E quindi nella ipotesi di un piano di evacuazione, un piano di protezione civile, l'Italia che rende preposto a Roma ci deve autorizzare per forza a prendere la marcia in qualche metro per poterla allargare. Questa era giusto una precisazione, è una precisazione che volevo ribadire su un concetto più generale, che noi abbiamo bisogno di darci delle priorità, quindi una scaletta di priorità. Se il sindaco ha detto in apertura, ha voglia seriamente collaborare con l'opposizione, noi, per quello che mi riguarda, ci riguarda, diamo la disponibilità su questi temi, la questione del crollo, la questione del piano di distanza, tutta una serie di questioni, diamo la disponibilità a collaborare per trovare delle soluzioni che non sono soluzioni che riguardano la maggioranza, ma sarebbero soluzioni. La questione del TIF 2 con il professor Dell'Anno che ancora aspetta la liquidazione dell'esproprio fatto a suo tempo, c'è tutta una serie di questioni che vanno affrontate che prima o poi dovranno arrivare e dovranno essere risolte nell'interesse di tutti. Quindi se veramente si vuole, diamoci tutti quanti insieme a partire da domani mattina una scaletta di priorità e cerchiamo di risolvere questi problemi dando importanza alle questioni che sono più immediate, sono più vicine, anziché magari continuare a votare politica a sedere, perché chi sta dalla parte del bene non vuole, sta dalla parte del loro, ma poi sono proprio di seguito, dei conflitti che prima o poi arriveranno. Grazie. Grazie consigliere. Però grazie. Posso prestare? O c'è. No, a me la faccio che mi sembra di fare. Ma no, aspettavo il presidente del quindi è un po' capello. Okay, della delibera di giunta che è un po' strana e mi rendo conto che mi sembra anche poco tempo per poter approfondire anche loro il bilancio, però chiedevo oltre a quello che diceva anche Rubino se avete ricevuto le relazioni relative del tipo di bilancio da tutti i responsabili del settore. Purtroppo io ho bisogno di fare domanda e risposta, se non è un problema. Questo è trattato nella prima parte della relazione. Io indico soltanto naturalmente quelli che ci trasmettono queste relazioni, gli altri quindi no. Quelli che sono 500 euro, 1900 euro. Noi abbiamo ogni anno che chiediamo, come avevo fatto presente la Consiglio, qui non abbiamo richiesto altre cose perché giustamente. No, è bene che tutti quanti abbiano consapevolezza di quello che succede, perché io faccio notare che nel 2014 il dirigente della primaria, il dottor Sicuro, ha emesso 13 riserve per i miglioramenti, precisamente, volete che elenco anche la 111, la 137, la 167, la 196, la 269 e la 300, la 307, tutte messe 30-12. Per un totale, non le voglio dire americamente, dico soltanto il totale, di 240.000 euro e 890. Risulta molto strano che siamo arrivati a così tanti miglioramenti, non si è riusciti a trovare nessuna forma di pagamento diversa. Ben oltre le porto una data del 30-12, cioè l'ultimo giorno valido. Questo fatto qui è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché la cosa si capisce che noi siamo soccombenti in quasi tutte le cause che affrontiamo. Ecco perché il fondo rischi. Nel 2014 abbiamo impegnato 200.000 euro di spese legali, 127.000 euro di risarcimento danni, cifre, come ho avuto modo di dire in precedenti consigli comunali, che dovrebbero produrre altri risultati. Nonostante le cifre notevoli che paghiamo legali, siamo arrivati a ben 13 miglioramenti solo nel 2014. Adesso la domanda è questa,
visto che si tratta di debito di bilancio, non è previsto che tali spese devono essere riconosciute dal Consiglio Comunale, previo parere delle sue fonti? Certo. Ma non sono passato il Consiglio Comunale questo qui. Noi avevamo anche un altro problema che abbiamo evidenziato. L'area 1, ci sono alcuni detti, cioè lui riguardanti i pagamenti, lui fa i pagamenti normalmente. E però noi abbiamo invitato la procedura non è questa, come gli abbiamo invitato anche a fare questo. Perché dico questo? Perché è importante? È bene sapere. Anche se ti aggiungo alcune autonomie delle sezioni corte dei conti, richiederebbero anche il nome delle pareri dei rischi di quando si tratta di questo tipo di pagamenti. Che devono passare da però dal Consiglio Comunale, come tecnico di bilancio. Abbiamo comunque chiesto di farli passare dal Consiglio per le informazioni. Perfetto, quindi la capisco bene. Perché? Se non passano al Consiglio Comunale non vengono neanche trasmesse la Corte dei Conti, non posso dire essere qua, giusto? Noi comunque lo indichiamo quando lui ha fatto questi pagamenti. Avete indicato che abbiamo pagato 243.290 euro. Sono per il conto tutta. Sì, va bene. Solo per questo. C'erano delle somme che avevano indicato che ci sono dei debiti pagati e che quindi vanno riconosciuti pure la somma esatta. Vabbè, il rapporto io penso sia giusto, non parlo, ma nel senso. Quindi se non passo dal Consiglio. Solo il riconoscimento della parola, ma il peso è certo. Scusate, allora, se mi interrompo, se c'è un 13 dei termini. 13 dei termini di miglioramento. Area 1, ci sono 13 determini, sicuro. Area 1, sicuro. Sì. Quindi queste devono passare come legge di bilancio al Consiglio Comunale e quindi di conseguenza la prossima. La liquidazione si può fare, quello deve essere conosciuto. È giusto che non la faccia, perché essendoci un miglioramento, una sentenza che è giudicata, sì, ma è giusto che lui paghi, perché ci potrebbe essere un ulteriore danno da reale, cioè lui, la procedura è corretta che paghi, però gli abbiamo detto di farli passare dal consiglio, perché è giusto che tu non puoi sapere quello che succede in un ufficio. Tasla. 8 determine per il 30-12-2014, gli altri vanno dal 13-5 al 26-12. Le anomalie sono due: uno, che noi arriviamo a 13 miglioramenti, non siamo stati capaci. Cioè, vi sono due gruppi di atti. In alcuni, senza stare a numeri, si paga senza arrivare al miglioramento, diciamo. Altri invece si arriva al miglioramento. Il problema è questo, che per ragioni contabili entro la fine dell'anno bisogna fare un processo di regolarizzazione contabile per allineare i conti del tesoriere e dell'ufficio, altrimenti vengono scasati. È chiaro, ecco perché si arriva al 30 dicembre. Il problema, diceva il Presidente Coretti, i pagamenti sono fatti, cioè la procedura viene pagato ancora prima, per esempio in caso di miglioramento, di somme che i debitori sono andati e si sono fatti fare gli acquisti e quindi hanno incassato, hanno bloccato in banca. Successivamente avviene un'operazione di regolarizzazione contabile. Il problema è questo, che la delibera di riconoscimento, differentemente dai debiti fuori di bilancio ordinari, non serve per procedere al pagamento in questo caso, chiaro, ma per dare pubblica evidenza di quello che è già avvenuto, o a seguito di sentenza, o a seguito di altro procedimento. Scusate, un attimo, facciamo finire l'intervento. Scusami, facciamo finire l'intervento. Io al di là di quello, tutte muore quelle che ho qui presente. Al di là di questo, comunque, dovevano passare al Consiglio Comunale, che è l'ente unico che riconosce il debito di bilancio. Poi, fondo rischi,
Nella presentazione del bilancio, come diceva bene il consigliere Urbino, il progetto armonizzato, sono obbligatorie tre voci: quantificazione dei crediti di dubbia esigibilità, che l'abbiamo quantificato, vero? Poi, fondo di fine mandato, regalo al compenso del sindaco, è quantificato. Fondo rischi, non è quantificato. Certo, il sindaco è importante che si metta. Io, fondo rischi, è obbligatorio. Quindi questo bilancio, continua a dire, è inattendibile, perché manca il fondo rischi, non quantificato, non è stante le tante sentenze da valutare. Abbiamo adesso l'impianto di riuso delle acque reflue, centro raccolto rifiuti, le sentenze varie in corso, dove potremmo essere soccombenti, abbiamo visto che noi soccombiamo sul 90% delle sentenze, 10% vinciamo, 90% che perdiamo. Quindi qui sicuramente non potremmo vincere tutte quante, ma vedo inverosimile come probabilità. E in più, e non l'ho ancora calcolato, c'è da valutare il crollo del palazzo, con il risarcimento che già cominciano a chiedere i parenti delle vittime, perché fino ad oggi effettivamente noi abbiamo avuto degli incontri, ma sul piatto della bilancia non abbiamo messo niente, quindi dobbiamo fare un altro tipo di lavoro. Volevo chiedervi se siete, nella nostra relazione, all'inizio vi ho detto che si evince che ci sono 30.500 euro di debiti con i bilanci del 2013, li conoscete finanziati? Perché non sono stati ancora pagati? Pagina 27, relazione delle revisioni dei conti. Cioè, parliamo di debiti del bilancio 2013. Pagina 27, posso aiutare in questo modo. Riconosciuti e finanziati. Perché non sono stati ancora pagati? Pagina 7. Scusa, mi è scappato un due. Sono delle segnalazioni che sono pervenute per provvedere al riconoscimento. Ma sono state riconosciute queste segnalazioni. Quindi questi, secondo voi, non sono debiti fuori bilancio? No, debiti fuori bilancio diventano quando il Consiglio lo decide e li approva e vedendo la Vincolata, ne discutevamo oggi, io un parere,
ci sono 5.549.000 euro, se non sbaglio questa è la cifra che noi abbiamo spesso. Possiamo stare tranquilli. Allora, sono soldi vincolati, possiamo utilizzarli chiaramente, però entro l'anno finanziario noi dobbiamo scoprirli. Invece vedo la disponibilità che noi abbiamo al 31/12 è di 3.249.000. Significa che noi abbiamo un ulteriore debito di 2.208.000. Non è un debito, dobbiamo sempre utilizzare delle somme vincolate, però è chiaro che vengono risistemate appena arrivano gli incassi. Ho capito. È una procedura, perché facendo anche le revisioni con, chiamiamo all'ente, che ormai gestisce tutto pari, è una procedura che ci dicono è molto complessa e bloccata, nel senso che l'ente ha pochi margini di manovra, è una procedura quasi tutta telematica che interviene in maniera automatica. Ho fatto fatica anche io a capirlo, però mi ha spiegato che l'ente non ha alcun tipo di manovra, è un sistema. Sì, scendo da livello un'opera pubblica, noi nel frattempo possiamo utilizzare per fare altro, per non andare a gravare su degli interessi bancari, cioè di prendere soldi dalla banca. Questa destinazione vincolata. Ti prego, ma io, ho dato questi soldi per fare messa a posto questa bottiglia, a fine anno vorrei che questi soldi fossero tutti quanti un po' disponibili. Vedete, abbiamo a disposizione soltanto 3.300.000 rispetto a 5.200.000. Quindi li abbiamo utilizzati, ma non abbiamo reintegrato la cassa. La somma che manca quella è una somma che manca comunque. Sarà integrata, ma al momento noi abbiamo speso e non abbiamo avuto ancora consiglio del terreno. Sì. No, anche no, siamo per chiudere. Sì. Allora, poi vabbè, ho letto anche che avete scritto che ormai non si parla più di salvaggio tecnico, è diventato economico reale, però questo penso sia un errore vostro, scrivete ancora avanzo di amministrazione presunto e disavanzo presunto nel 2014, ormai è chiuso l'anno finanziario, presunto non c'è più niente. A pagina 8 della vostra relazione, guardate un po', avanzo e disavanzo presunto, penso sia un errore, 2014. Pagina? Prendi conto 2014, c'è un avanzo di amministrazione presunto. Ormai ci prendi conto, quindi voglio dire, vedo che nuovamente la voce della diritti fotovoltaici, diritti tecnici del fotovoltaici, anche per 2015 non ci sono somme accelerate. Qui volevo sapere, abbiamo regolarizzato in qualche maniera o abbiamo deciso che non ne abbiamo più bisogno? Posso? Sì. Come vi avevo detto, abbiamo reiterato la richiesta al responsabile e siamo in attesa di una risposta. Per settembre io prendo l'impegno a mandare una definitiva risposta. Penso sia la risposta fuori responsabile. Sì, sì. Io prendo l'impegno per dare una risposta per fine settembre, quello che mi comunicano è quello che dirò. Quello che dico io, noi abbiamo un bilancio che non è attendibile, c'è un bilancio che fa assurdo. Anche qui. Eh sì, ma non tutte queste voci. Poi vediamo un attimino, abbiamo parlato, anche il sindaco ha detto che dobbiamo fare una lotta all'evasione tributaria. I colleghi della maggioranza anche hanno preso questo impegno, mi ricordo molto bene, la parte che è venuto, l'evasione tributaria, solamente perché? Perché questo? Perché soprattutto dicevo, anche Walter si è interessato a questo fatto, Walter Rocca, dicevo, e non abbiamo la nostra capacità di riscuotere, il Castello lo riporta addirittura come tema principale della presentazione del Consiglio Aderno. In effetti nel 2014, per la prima volta, la dottoressa Capiuno ha inviato delle cartelle fattoriali per avere i tributi non pagati nel 2009. Ma questa nostra relazione è già finita. Nella presentazione del Consiglio Comunale, visto che abbiamo una disavanzo di amministrazione, bisognerà fare la lotta all'evasione tributaria, lo stai dicendo anche tu prima. Il problema qual è? Che nella relazione delle misure dei conti, a pagina 23, non è previsto neanche l'introito di un solo euro per la tributaria. Come mai questo? Non è che lo prevedo io, quello che si trova in bilancio, quello che indica. Praticamente, questo parleremo una volta della tributaria, ma in realtà non lo facciamo. Ma un attimo, finisco qui, a me non deve essere. La parte finale della nostra relazione, abbiamo invitato l'ente a
inviare gli avvisi non appena scade l'anno di riferimento del tributo, mandare l'avviso, se non c'è pagamento, dopo i 30 giorni passare in Italia. Quindi, sì, ma noi stiamo parlando del 2010, stiamo parlando del 2014, sono 5 anni, potremmo arrivare al 31-12 per mandare la cartella che poi arriva al 1-2. Stiamo dicendo, come previsto, appunto. Ah, se chiedo di più, la possibilità di supporto, il Presidente del Collegio della relazione della Commissione, la possibilità di supporto, l'ufficio che l'ufficio ha delle condizioni materiali. Sì, però l'altro giorno sto dicendo il contrario, quando abbiamo incassato tutto l'IMU del 2014, quindi siamo stati bravi a avere tutto l'incasso, adesso non siamo più capaci di prendere. Consigliere, allora, alla migrazione di un può cooperare, va bene. Siccome rimangono due IMU, posso farlo adesso? Come migrazione di un po'? No, no, non ci sono. Se da un lato non è previsto un solo euro per il recupero dell'evasione tributaria, dall'altra, dopo anni di incassi imbarazzanti delle somme relative all'accertamento del prodotto comunale, per le richieste quali sono, nel 2012 sui 220.000 euro accertati abbiamo incassato 7.400 euro, nel 2013 stesso accertamento abbiamo incassato 426 euro, nel 2014 abbiamo incassato 7.920 euro, cioè noi incassiamo più o meno il 3,5% di quanto accertato. Quest'anno nel bilancio non solo pensiamo di raccogliere di prendere il 100% della somma accertata, ma addirittura pensiamo di recuperare tutto il pregresso, cioè in un anno solo noi dovremmo prendere oltre 220.000 euro, altri 484.000 euro. Sì, ma tutto l'accertamento l'hai spalmato un anno solo invece di spalmato in 3 anni. Non so a voi, ma a me questo bilancio, questa voce sicuramente è una voce gonfiata, cioè mi fa tanto di questo in giro. Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione, ci sono altri interventi? Prego. La questione dell'accertamento. Il problema è che con il accertamento straordinario abbiamo dovuto riaccertare i residui, quindi vengono messi nell'anno 2015, quindi sono a quelli di quest'anno si sono accumulati quelli degli anni precedenti, cioè non è che sono tutti di entrate. No, ma per le altre voci non li messi tutti quanti un anno soltanto. Hai fatto il riaccertamento? Sì. Dipende dalle voci di bilancio. Ma le voci di bilancio sono una voce per il periodo 3,5%. E comunque, voglio dire una cosa, su quello, su per esempio che c'è una residua, abbiamo previsto il fondo credito di disabilità che è andato a finire nel disavanzo tecnico, diciamo. Per le somme di quest'anno di 220.000 euro è stata accantonata una somma per quest'anno nel fondo crediti di disabilità, quindi comunque viene fatto un calcolo matematico della riscossione, una media ponderata delle riscossioni degli ultimi 5 anni e viene per legge accantonata questa somma. Quindi voglio dire, la somma che vedi maggiorata non è dovuta dal riaccertamento dei residui attivi, dalla nuova imputazione al 2000. Mentre per altre voci abbiamo spalmato su più anni, come è giusto che sia, perché non possiamo pensare di passare il casco minimo di colpo a essere così bravi e... L'ufficio ha comunicato che quest'anno sarà in grado di... E in quella sarà in grado di vincere, comunica che quest'anno è in grado di vincere. Grazie, consigliere Lorenzo, prego. Io dico che questo bilancio rappresenti la fotografia di una realtà, cioè la realtà di un paese, di una città, in una crisi ormai irreversibile e che si sta sempre di più cronicizzando. E dico questo perché questo stato di crisi cronicizzato nel quale versa la città non è soltanto fatto di condizionamenti nazionali, tipo recessione, fortunatamente adesso è interrotta, oppure per esempio da alcuni indicatori incontrovertibili, quale l'indicatore demografico, di cui qualcuno ha parlato prima di me, ma è testimoniato pure da una scomparsa di aziende, di
dal conseguente crollo dell'occupazione che produce sempre nuovi flussi migratori verso altri paesi e verso altre città. A fronte di tutto questo io devo registrare ancora, leggendo questo documento contabile e ascoltando anche relazione e risposte, che c'è una persistente inadeguatezza della classe dirigente locale nel trovare soluzioni anche parziali alla drammaticità della crisi. E parlo di inadeguatezza perché non si mostra di possedere una certa capacità di governare certe situazioni critiche, indicando soluzioni e suscitando anche qualche speranza. Ci troviamo in pratica in una situazione più volte preatomica, con una crisi di liquidità spaventosa, dimostrata dai quattro parametri di deficitabilità strutturale che sono stati accusati nel rendiconto 2014, che riassumo solo per titoli: quello dei residui passivi, quello dei pignoramenti, quello dei debiti fuori bilancio e quello dei residui attivi. Quindi ci troviamo davanti ad una situazione che è testimoniata anche da, soprattutto, da indici obiettivi statistici. E la situazione è dura dal 2008. Io ho rivisto anche i rendiconti dal 2008 in poi. Nel 2008 c'erano soltanto i residui passivi di pignoramento. Nel 2009 si aggiunsero i debiti fuori bilancio. Nel 2010 si perse per strada il dato dei residui passivi e rimasero i pignoramenti e i debiti fuori bilancio. Dal 2011 al 2013, 11, 12 e 13, sempre tre spie che si accendono: residui passivi, pignoramenti e debiti fuori bilancio. Il 2014 se ne aggiunge un altro. Io nella discussione credo di aver dimostrato che probabilmente se ne dovevano aggiungere altri due. Il primo, perché quello non ricordo proprio la dicitura precisa, e l'altro, e cioè lo sforamento di un altro parametro, uno dei punti, causato dal fatto che non era stato inserito nell'atto ingiuntivo della Regione Puglia per 2.176.000 euro a finanziamento reddito, né era stato inserito qualcos'altro. Bastava questo per far scombussolare i conti e far saltare altri due parametri di deficitarietà strutturale e quindi andare in una situazione di dissesto virtuale. Quindi la situazione è la stessa. La situazione è la stessa perché abbiamo questa crisi di liquidità, abbiamo una accertata e riconosciuta e autocertificata anche dal collegio di revisione incapacità di riscuotere i crediti, il dovuto, e conseguentemente crescono i debiti fuori bilancio, affiorano in continuazione come funghi e crescono i miglioramenti. L'istituto tesoriere paga per noi e poi si corre sempre alla regolarizzazione con o deliberazioni o determinazioni che sfuggono poi al controllo del Consiglio, perché gli articoli 191-194 del TUE dicono che il riconoscimento dei redditi fuori bilancio deve avvenire in Consiglio Comunale, altrimenti il controllo dell'organo sovrano che rappresenta la città intera, maggioranza e opposizione, viene privato di un diritto dovere, cioè quello di controllo sull'attività amministrativa. Quindi oggi ci troviamo davanti a un bilancio che definire asfittico da un punto di vista politico è più poco. Perché lo definisco asfittico? Allora, piace 47 milioni di euro, libro dei sogni, eccetera. Andiamo alle cose spicciole, cioè alla spesa corrente, cioè i soldi veri, non le chiacchiere, non il fumo. Allora, se andiamo alla spesa corrente a vedere le cose come si vogliono
i fondi a disposizione, come si vogliono utilizzare, le risorse finanziarie certe o perlomeno quasi certe, come si intendono allocare sulle varie poste. Se andiamo a vedere queste cose, capiamo che il bilancio è ben poca cosa. C'è un tratto distintivo, Presidente del Collegio dei Revisori, che caratterizza questo bilancio: un irrigidimento della spesa. Che significa irrigidimento della spesa? Significa che non si può assolutamente scialare oppure pensare di fare chissà che cosa. Si è condizionati ormai da spese fisse obbligatorie, pagamento di debiti, pagamento di mutui, quindi prestiti, che ti paralizzano, e la spesa personale è una spesa insopprimibile che non viene diminuita ma viene aumentata con il ricorso alle consulenze, con il ricorso all'esterno, che continua alla grande approfittando di una modifica legislativa del governo Renzi, che ha eliminato il rispetto del 50% del tetto di spesa per il lavoro flessibile, il rispetto del 50% del tetto di spesa raggiunto nel 2009. E approfittando di questo si continua a scialare, cioè si continua a fare convenzioni, si continua magari a incrementare la spesa per responsabili di area, si aumenta lo stipendio, insomma. Oppure, per esempio, si fa il ricorso per la valutazione dell'operato anche a professionalità esterne che magari compensano qualche altro risparmio forzato. Non voglio scendere in particolari, ma credo di essere stato, non dico chiaro, ma perlomeno allusivo. Quindi c'è questa spesa che cresce e che è una spesa assolutamente improduttiva. Ed è una spesa che cresce davanti al fenomeno di una spesa irrigidita, ho detto prima, bloccata, che non può soddisfare gli interessi, le istanze, le domande, la domanda sociale che viene dalla città. Spesa irrigidita, che è caratterizzata però ex multis, proprio da molti esempi per esigenze di rapidità e di sintesi, ne prendo due soltanto. Difetto di introiti recenti, non antichi, lasciamo stare le chiacchiere degli 8 milioni e 200 mila che non arriveranno mai, lasciamo stare questo, fermiamoci a quelli più recenti, freschi, immediatamente recuperabili. Difetto di prendere le royalties dopo aver subito il bidone colossale della perdita di royalties, con almeno uno zero in più rispetto a quello che nemmeno si prende oggi. E allora, quando dico difetto di entrata per royalties, alludo ad un solo esempio, ho detto prima, ex multis. Quale esempio? Ebbene, noi abbiamo il più grosso impianto fotovoltaico, a mia memoria, della Puglia, 14 megawatt, contratto a Frisini. E 14 megawatt avrebbero dovuto produrre certe royalties. Bene, il Presidente ha collaborato con me nel momento in cui gli segnalavo che non riuscivo ad avere dagli uffici la convenzione con la ditta che ha chiesto l'autorizzazione unica, perché si è andati in autorizzazione unica e non con via, perché si andava al di sopra di 1000 kWh, cioè di un megawatt. E il Presidente ha collaborato, io non riuscivo a trovare il contratto, la convenzione con la ditta Vernon di Milano. E il Presidente ha dovuto fare la faccia feroce, mostrare i muscoli con una lettera che mi ha mandato in copia, ma guarda, preannunciava anche provvedimenti disciplinari se non arrivava la risposta. Dopo quella lettera, due o tre giorni dopo, arriva la risposta, dicendo che l'unico contratto, l'unica convenzione che non esiste negli uffici comunali perché non è stata mai fatta. Stiamo parlando di 14 megawatt, che quindi di impegno che la ditta Vernon doveva,
assolvere, perché erano degli impegni partiti peraltro verbalmente, ma nello stesso tempo presenti in regolamento. Perché la vicenda Lerion è una vicenda sintomatica del modo di difendere le casse comunali da parte di questa classe dirigente, la vostra classe dirigente. Perché a Lerion diventano un poco castellamenta sola, cambia ragione sociale, cambia titolare. Poi vende i diritti di costruzione a una ditta spagnola, la ditta Siriche. Quindi ci sono stati tre cambi di titolari. Io ricordo che c'è un articolo nel regolamento per il fotovoltaico che dice che sono vietati i cambi di titolarità e devono passare dal Consiglio a pena di risoluzione del contratto. In questo caso il contratto non c'è, quindi c'è da risolvere un bel niente. Nello stesso tempo, quando sarà fatta la conferenza dei servizi alla Regione Puglia, perché ripeto 14 megawatt significa autorizzazione unica regionale, quindi previa conferenza dei servizi, si presentarono due amministratori più il tecnico del comune di Castellani da Batti e finiscono a mettere a verbale che chiedevano un rinvio, un'interruzione della conferenza, perché si stava approvando il regolamento insieme al Consiglio Comunale. E poi ci fu, alla ripresa a settembre, dopo le ferie, ci fu la prosecuzione della conferenza dei servizi. E gli stessi amministratori che erano andati nella prima seduta e avevano chiesto il rinvio, dicono si può andare avanti. Si può andare avanti e con il risultato che non si fa la convenzione. Avendo incassa l'autorizzazione unica regionale, inaudita l'altra parte, senza che il comune apra la bocca, Avellion praticamente non rispetta il regolamento, non soltanto perché non paga le royalties, ma nello stesso tempo Avellion cambia di titolarità, arriva a Castellani da sola, arriva poi una ditta spagnola, la ditta Sinken. Ora, io voglio dire, tutto questo è accaduto qui, ed è accaduto sotto il vostro naso, e qualcuno di voi è stato anche protagonista. Protagonista diretto, si è parlato anche se sarà favoreggiato il viaggio in Spagna, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, queste cose sono accadute a Castellaneta e oggi noi accusiamo un deficit di introiti, ma un deficit di introiti per cifre folli, ancorché inferiori a quelle che potevano essere, ma comunque cifre che oggi farebbero respirare il bilancio, respirare la città. Ed è un esempio ex mutis, un altro ex mutis. Spese a dir poco illegittime. Spese a dir poco illegittime, faccio il solo esempio di Avvenire. E faccio il solo esempio di Avvenire sul quale ci stiamo combattendo sia in consigli comunali, con interrogazioni, eccetera, i rilievi critici. Noi abbiamo praticamente una ditta portatrice che ha stipulato un contratto nel quale all'articolo 2 si dice che gli impegni della ditta Avvenire sono quelli del capitolato sociale d'appalto. All'articolo 5 poi dice sono anche quelli del progetto offerta presentato dalla ditta in seno alla, diciamo, in sede di gara d'appalto, appalto concorso. E tutto quello che la ditta ha detto di voler fare, di impegnarsi a fare il progetto offerta, ha dato luogo a punteggio. E la ditta ha vinto la gara perché ha scritto nel punteggio che doveva fare alcune spese di 2.500, che doveva fare la raccolta di differenza da porta a porta già entro i primi 4-5 mesi dell'anno 2005 e così via. E poi, dal 2012 in poi, abbiamo assistito ad una deriva della spesa. Nel frattempo, il canone si indossava in continuazione, perché si applicavano indici sballati, e la giurisprudenza ha detto essere sballati, e ha indicato quali dovevano essere gli indici che dovevano essere applicati
per la revisione dei prezzi. Tutto questo che è accaduto in questo comune, non potete voi fare Alice nel paese delle meraviglie per far finta di niente. Perché poi, se non arriva la politica, arriva l'antimafia, arriva il prefetto di Bari, e in data 12 agosto 2015 ha messo sulla rete questo comunicato stampa che ci riguarda anche, ma nello stesso tempo ha fatto un decreto di 6 pagine nel quale si parla di infiltrazioni mafiose all'interno della Tizia, eccetera, e con questo decreto viene emanato un provvedimento interdittivo e viene commissariata la ditta, nominati 3 commissari ad acta, che devono soltanto amministrare, per cui adesso voi non avete più a che fare con i responsabili della ditta, ma avrete a che fare con 3 commissari nominati dal prefetto che ha fatto un provvedimento interdittivo antimafia. Chiaro? Per l'infiltrazione della delinquenza organizzata nella pubblica amministrazione attraverso grande d'affari. Io non vi leggo il decreto di 6 pagine che potete andare a vedere sul sito della prefettura di Bari e che è datato il 12 agosto. Vi leggo soltanto il comunicato stampa del prefetto di Bari, Carmela Pagano, che sarà anche il prefetto di Bari. Il prefetto della provincia di Bari, dottoressa Camilla Pagano, in data odierna, ha adottato il provvedimento per la straordinaria e temporanea gestione dell'avvenire SRL con sede in Torrecode, previsto dall'articolo 32,1, lettera G del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito in legge 11 agosto 2014, numero 114. Ciò a seguito dell'adozione in data 30 luglio 2015 nei confronti della stessa società attiva nel settore dello smaltimento di rifiuti di informazioni antimafia interdittiva. L'odierno provvedimento, come noto, si applica ad aziende per le quali sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva che abbiano in corso contratti per lavori, prestazioni di servizio o forniture stipulati con soggetti pubblici, qualora sussista, virgolette, l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi differiti per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei beni occupazionali o per l'integrità dei bilanci pubblici. Verranno questi 3 commissari adesso a fare quello che non avete voluto o saputo fare voi, cioè salvaguardare l'integrità dei bilanci pubblici. Il provvedimento prefettizio che nomina i fini predetti 3 amministratori è pubblicato sul sito della prefettura di Bari, Bari 12 agosto 2015. Ora, se oggi la società soffre, se oggi la città soffre per un irrigidimento della spesa, anche per questo soffre, per una cosa che è stata detta in prosa, in musica, in poesia, e voi vi siete addirittura vantati di una soluzione dell'ex sindaco sul mio esposto per interrogazioni su ditte che avevano precedenti per i quali non potevano avere la certificazione antimafia che stavano lavorando col comune. E solo per un incidente di percorso il mio avvocato ha rivolto 3 minuti dopo l'inizio del dibattimento l'apertura e non ci potevamo costituire parte civile. E andò come andò il provvedimento. Davanti a poi mi chino la sentenza degli esperti e si esegue, ma la si può criticare. Se noi fossimo rimasti nel procedimento avremmo spiegato che cosa significava il silenzio alle interrogazioni dell'ex sindaco d'Arezzo. Avremmo spiegato e dato le delucidazioni che oggi purtroppo non possiamo più dare. Ora, se il bilancio è irrigidito è perché voi, per esempio, tanto per fare un altro esempio, per i servizi a domanda individuale, voi fate delle applicazioni perlomeno opinabili. L'approccio di tipo clientelare per l'erogazione di certi
offrirti servizi gratis, magari a soggetti collettivi come le associazioni, non è un approccio che si sposa con che riflette le esigenze invece di una sana amministrazione e del rispetto dell'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione. Ma per tutto, approfittando magari della possibilità di collegare la tempistica per la dichiarazione di voto e quella dell'intervento, io voglio dire due parole soltanto sulla canalizzazione prevista per gli esigui fondi rigiditi a disposizione. Dal 2014 al 2015 ho notato che per gli investimenti della spesa, non gli investimenti, per la previsione della spesa corrente suddivisa per settori, trovo sei settori in diminuzione rispetto al 2014 e presso tanto un lieve aumento, un lievissimo aumento, quasi insignificante aumento. Parto dai tre in aumento. Amministrazione, gestione e controllo. Si va dal 37,21 al 40,45 ed è per l'effetto della maxi spesa per gli esterni che affollano gli uffici comunali. Il secondo dato è quello della viabilità e trasporti. Si passa dall'11,22% all'11,47%, quasi niente, probabilmente sarà qualche competenza in più alla ditta Sabato, che fino al 2001 era gratis e da Pietamore dei in servizio a Castellaneta. E il terzo dato è il sviluppo economico, si passa dal 2,18 al 2,98, cioè ben poca cosa. Mentre i settori in diminuzione, sentite quali sono, polizia locale, dal 5,24 al 4,43, istruzione pubblica dal 6,50% al 5,47, quindi un punto secco e passo, cultura e beni culturali da 1,78 a 1,01, quasi un punto, turismo, una città turistica Castellaneta, no, dallo 0,43 allo 0,26, a quando? Arriveremo al traguardo ambito dello 0,00. Territorio e ambiente dal 28,93 al 28,29. E il settore sociale, Alfredo non c'è, l'hanno fregato, dal 6,05 al 5,15. Ora, questi sono i dati che voi avete scritto, a cui avete scritto. Ora, io vorrei chiudere con qualche cosa sia sul crollo che sulle revisioni dei conti. Allora, intanto la mia solita che parto per le revisioni. Per le mancate risposte del dottor Sicuro, del dottor Contenzioso, però io poi mi sono apprezzato diversamente, nel senso che un po' approfittando della buona disponibilità, dell'ottima disponibilità del segretario generale del Comune, il quale si è fatto da ponterario, si è trasformato in ponterario per consentire di arrivare a trasmettermi per posta elettronica certi eventi, magari dopo un mese, due mesi, ma comunque sono arrivati. E quindi vuol dire che fornirò al collegio dei revisori quello che tramite il dottor Cavagliato io sono riuscito ad ottenere. Ovviamente è ben poca cosa rispetto a quello che io invece. Quindi la mia totale solidarietà per il collegio di revisione. Ah, devo fare qualche, altrimenti non sarebbe niente, no? Quindi devo fare qualche appunto critico, in considerazione pure di alcune considerazioni, scusate questi giri di parole, di natura politica, sulle potenzialità debitorie derivanti dalla sentenza del crollo di Via Verdi. A me pare che quelle considerazioni che voi avete scritto non siano assolutamente pertinenti per il vostro lavoro né dovute. Sul piano tecnico, la richiesta, poi potevate rispondere nella seconda pagina, voi fate un lavoro nel quale spiegate che potete anche voi iscrivere certe somme in uscita, però prevedendo poi la rivalsa, il potere di rivalsa in entrata, quindi una specie di partiticità, e poi un aspetto contabile che si può anche competere, ma dire per esempio che non
non ve la potete prendere con questa amministrazione. Il fatto è vecchio, e ho visto pure che qualcuno chiedeva 24 anni fa è successo il crollo, una sentenza. No, che devo correggere il collega che mi ha preceduto, non sono 24, ma sono 26 anni, calco ancora di più la mano, perché la sentenza è quella che porta il numero, vabbè, comunque è del 4-5 maggio del 1989, 89 più 26 dal 2015, quindi 26 anni, però attenzione, 26 anni fa c'è stata questa sentenza di primo grado, poi c'è stata la sentenza in Corte d'Appello, poi c'è stata la sentenza in Cassazione, fine 91, non trovo gli appunti, perso tanto tempo per scriverli prima, adesso non li trovo, ma vado a memoria. C'è stata un'amministrazione però prima, che subito dopo la sentenza della Cassazione comincia a pagare. E stava in una situazione del territorio da fare spavento. Aveva riconosciuto debiti fuori bilancio per 14-15 miliardi di vecchie lire di 91. Bene, cominciò a pagare, pagò subito la provvisionale, 500 milioni di epoca, pagò subito le spese legali per gli avvocati, pagò poi, cominciò a pagare anche singolarmente, cioè una marea di atti di giunta, di immediato. Certo, un approccio diverso. La giunta che prese dei conti pagava subito, quando doveva pagare. Pagava subito, sì, una cosa. Mentre dopo la sentenza, come? No, la provvisionale è stata pagata. Tanto è vero che voi vi riempite la bocca, vi avanzate da diversa, 600, 30, eccetera. Ma quella la provvisionale con le ricondizioni, interessi, eccetera. E poi i televisori vanno pure indicati alla provvisionale pagata subito, che va a defalcare. Quindi abbiamo pagato subito. E ovviamente gli altri sono a sua disposizione, perché alla fine del Consiglio di prova il territorio, così si vede. Però se no dobbiamo chiudere un intervento anche per sì, lo so, ma il sindaco ha mostrato che il segno sindaco di pazienza sarebbe una verità storica, una verità di stupore, di stupore, di stupore. No, adesso non è la e il presidente di non chiudere il consiglio fin quando si trovo le carte e dimostrerò che è così, che è come sto dicendo io, con gli altri del liberato. Di cui ho copie, ho portato le copie. Ma non si deve proprio, possiamo chiudere l'intervento. Chiudo l'intervento. Stavo parlando dei revisori. L'intervento con la liberazione. Sì, stavo parlando dei revisori e stavo dicendo che certe considerazioni di natura politica non competono alla loro dei revisori, ma competono altre cose. Tipo per esempio una cosa di cui si è parlato prima, il fondo leasing. Ma il fondo leasing poi non doveva manco far venire in consiglio comunale quel documento contabile, dovete dire parere negativo per assenza di previsione del fondo rischi, che è una previsione normativa cogente, insuperabile. Paragrafo 5.2 lettera acta dei principi contabili inseriti nel decreto legislativo 118 del 2011, entrato in vigore dal 1 gennaio del 2015. Voi dovevate dire che non si può andare in consiglio con un bilancio che è il monco di un fatto, di un elemento che è obbligatorio. Sta scritto così nella legge. Invece voi avete dato un parere favorevole con riserva. Che significa con riserva? O è favorevole o è contrario? Voi dite che il 6 agosto avete chiesto, il 6 agosto o meglio, il 6 agosto avete detto di aver chiesto l'elenco delle sentenze giudiziarie e di non aver avuto risposta, di aver reiterato l'invito. Ma nel parere non dite nulla di questo, lo dite nel verbale della commissione di bilancio. Poi avete richiesto agli uffici di segnalare i debiti fuori bilancio, ma voi vi siete limitati a prevedere un accantonamento fatto degli avanzi di amministrazione. Punto e basta. No. Voi nel parere dite che vanno accantonati gli avanzi di amministrazione. Ma quella è acqua fresca.
tra fondo ISI e accantonamento per pagare i debiti fuori zanzo, utilizzando gli avanzi di amministrazione, e come facendo le alienazioni, per esempio. È la stessa cosa. Quindi il fondo ISI è cosa completamente diversa. Non è un atto discrezionale, è un atto cogente. Sì, del fondo ISI, poi in tutta la vostra relazione non avete scritto un solo libro. Non avete proprio il termine fondo ISI, non esiste nella vostra relazione. Punto. Ora, c'è però, devo riconoscere però, una novità sconvolgente nella vostra relazione. Per la prima volta assistiamo ad un parere favorevole che non vi sembra. C'è da saltare lo champagne. Nello stesso tempo, per la prima volta, c'è un uso di verbi da far tremare le mie polsi, da mettere paura, da far venire i brividi, intima, oppure prescrivere a tale amministrazione. Bene, io dico, vi do un consiglio. Oltre al fatto di rivolgervi al segretario comunale, se non volete accettare da me le carte che sono riuscito ad avere, e quindi carte che il dottor Cinto sostiene a non dare, come se sono arrivata, beh, io vi consiglio di leggervi tutti i decreti sindacali di nomina dei legali. E lì avrete qua. Perché lì c'è una descrizione iniziale del fatto, della richiesta, e poi il sindaco nomina il legale per la tutela del bene. Basterebbe prendere, è un escamotaggio questo, per avere, probabilmente non sarà esaustiva l'analisi, però è fortemente indicativo. Grazie, grazie senatore. Allora, voglio partire da alcuni elementi che caratterizzano questo bilancio, questa partenizione. Gli aspetti sostanziali sono la riduzione della tassa e la riduzione del limite. Sono atti concreti che appartengono a tutto il Consiglio, dove tutti quanti i consiglieri abbiamo dato un'indicazione. Sono aspetti importanti per la riduzione. Importanti di natura politica che riguardano la comunità, non si è fatta menzione, però è opportuno sottolinearli, e va dato atto all'amministrazione, all'esecutivo e al sindaco che una piccola riduzione che invece è stato mantenuto in questi periodi di mese. Possiamo dire che è un grande impegno, quello subito, quello stata, insieme a te. Va detto che è stata fatta una revisione della spesa di passo, l'ha detto anche il senatore Loretto. Riduzione della spesa abbastanza coraggiosa. Ma di spese che vi giudica, che cosa diversa? Intorno alla memoria, perché sono stato assessore alle finanze, e volevo chiedere alla dottoressa di Aprilio, in riferimento ad Alerio, che ricordi hanno fatto un versamento di 280.000 euro e più volte Alerio ha sollecitato l'ufficio a incassare le risorse. E penso che anche in quest'ultimo periodo, se non ricordo male, in commissione il sindaco aveva detto che avevano attivato tutte le procedure o stanno per attivare tutte le procedure. Volevo sapere con flash se ricordo bene e se l'ufficio ha posto in essere qualche procedura per recuperare le somme o comunque impegnare il pagamento delle stesse. Prego, prego. Io credo che sia, anche se diciamo, la competenza di quell'entrata e dell'ufficio urbanistica della quarta area, diciamo, non è l'area finanziaria che si occupa della discussione, noi ci occupiamo eventualmente della discussione coattiva. Comunque mi era già apparso nel precedente consiglio che tra le entrate mi sa che era stato affidato un incarico ad un legale per la discussione. No, dicevo, la prima domanda, se hanno versato. Hanno versato 280.000 euro. Poi annualmente dovevano versare le royalties che non hanno mai versato. In questi giorni ho visto, tra l'altro, da parte dell'osservatorio si sta seguendo. Hanno messo in mora. Interessa al Consiglio Comunale. Sindaco, è emerso nella discussione, diciamo, di carattere generale da più parti, dal consigliere Rotte al consigliere Rubino, il problema delle acque reflue.
al quale aggiungo un'altra cosa. Dopo aver risolto il problema del sistema idrico integrato che si era la linea, dove i cittadini pagavano fior di migliaia di euro o milioni, unito anche per quanto riguarda l'ospedale comunale, anche per quanto riguarda l'ospedale comunale, è opportuno prendere, perché sono servizi a domanda individuale, è opportuno prendere dei seri provvedimenti. Quindi un invito, una proposta più che altro, come la proposta che ho fatto prima sulla pista ciclabile attraverso l'utilizzo delle somme ferme del Rio Bernello e la videosorveglianza attraverso l'utilizzo delle somme dei residui bloccati come avanzo. Un invito a quello che chiedere perché l'amministrazione comunale non può fare di tutto di più, cioè non è che si può mettere a gestire anche perché è vietato per legge. Quindi l'impianto deve essere cosa della pubblica e di bene che si attivi l'amministrazione, ma sono certo che già l'ha fatto, affinché il sistema idrico vada utilizzato dal vendere posto. Per quanto riguarda il crollo, mi auspico che rispetto alle proposte fatte in conferenza di capigruppo ci siano altre proposte. Sono pronto a votarlo, lo dico pubblicamente, l'ho detto pubblicamente. Ringrazio ancora una volta il consigliere De Benis per aver appoggiato e votato quella proposta iniziale, che comunque è modificabile, ma comunque è sicuramente un'intenzione positiva e propositiva dell'amministrazione. È l'intenzione di fare. Dopo questa analisi, diciamo, abbastanza veloce, devo dire che nel complesso questo bilancio riserva delle buone occasioni nell'ambito sociale per alcuni aspetti, anche perché c'è l'ambito sociale di zona che ormai si occupa di queste attività. E poi prendo atto della disponibilità di alcuni consiglieri a vedere, Presidente, abbiamo detto nell'ultimo incontro, che è opportuna una riunione allargata per affrontare le tematiche importanti non solo del crollo ma anche del bilancio. Quindi auspico che al più breve, al breve possibile, mi dia luce molto favorevole a questa maggioranza. Grazie consigliere. Per allora possiamo passare le ultime grazie di voto. Sì. Invece, cari colleghi della maggioranza, dovreste convenire con me che questo bilancio è impresentabile e poi soprattutto a coloro che siedono su questi banchi da una quindicina di anni, tipo il consigliere Perrone che è esperto anche in bilancio, il consigliere Cassano, il consigliere Rocca, voi che siete molto più esperti di me, vi siete senz'altro accorti che il bilancio è inattendibile per la mancanza di elementi sostanziali. Noi dell'opposizione voteremo senz'altro contro, ma anche voi dovreste fare lo stesso, perché se oggi voterete a favore e un domani il bilancio dovreste essere ritenuto inattendibile, anche da altri ulteriori, potreste essere chiamati a rispondere di solito. Per realtà adesso vorrei che per la a favore. Allora, il bilancio di previsione 2015 è inattendibile per la mancanza di elementi sostanziali quali assenza del fondo rischi, nonostante tutte le sentenze in atto da valutare. 2. Mancanza della quantificazione dei debiti fuori bilancio. 3. Mancanza delle somme derivanti dai diritti tecnici per impianti fotovoltaici. 4. Mancanza delle somme relative al recupero della versione tributaria IMU e TARI 2010. Finito. Grazie consigliere De Benis. Prego consigliere D'Ambrosio per fare la dichiarazione di voto. No, 40 minuti di intervento, ne ha avuto la mano. Prego consigliere D'Ambrosio. Mi sembra che sia chiaro la mia. Io ho secondo me lei può stare due giorni e comunque non avevo
prego, la contrari, qua, punto approvato, assolutamente chiuso, grazie per tutta la